Ciao a tutti, dove andate? Io vorrei un applauso per Silvia e Davide. Allora, perché io sono... Avete sonno? No! Siete svegli? Io sto ancora carburando perché ho preso un po' di pilloline stamattina, come al solito. Facciamoci un bel applauso adesso, sì. Galvanizziamo subito. È meraviglioso essere qui, è bello ed è ancora una volta l'ennesima risposta di come nella vita gli incontri difficili che facciamo sono sempre delle grandi opportunità. È un'opportunità nella mia vita aver incontrato sia la sofferenza fisica che la sofferenza morale. Io da quando ho avuto la gioia di incontrare nel mio cuore la famiglia di Nuovi Orizzonti, ho capito veramente che non c'è differenza fra cancro fisico e cancro morale. Uno è figlio dell'altro. Non esiste assolutamente questa differenza, perché io ho conosciuto entrambi queste grandi entità. Prima di incontrare il cancro fisico ho incontrato il cancro, quello dell'anima, quello interiore, che per me ha rappresentato una dipendenza, ovvero la sessodipendenza, che mi ha ucciso, che mi ha bruciato il cuore, che mi ha bruciato l'anima. E l'ho fatto con tanta forza, con tanta rabbia, e per anni, seppur sono sempre cresciuto in una famiglia dove l'amore, il cuore, sono sempre stati posti al centro di tutto insieme a Gesù, io ero una persona non capace di amare, ma soprattutto ero una persona che non riusciva ad amarsi. Perché noi tante volte pensiamo che basta amare gli altri che abbiamo trovato una risposta a tutti i dolori della nostra vita. Ma io in quegli anni non amavo me stesso, ero soltanto figlio di un popolo, il popolo della notte, nulla mi importava. Ogni sera una storia valeva un'altra. E via così, per anni. Finché, nella notte del 24 giugno del 1998, a cavallo fra il 24 e il 25 giugno del 1998, questo 25 che sempre ritornerà nella mia vita, qualcosa di insolito si è svelato a me, qualcosa di insolito si è svelato nel mio cuore. Dopo l'ennesima notte, l'ennesimo letto, l'ennesimo lenzuolo fatto di non amore, io mi sono ritrovato all'improvviso in piazza a Bologna, perché all'epoca vivevo a Bologna, studiavo a Bologna. Mi sono trovato in piazza a Bologna, a San Petronio, a vedere fra i ciottoli di quella piazza qualcosa che brillava. L'ho presa, l'ho raccolta ed era una medaglina che porto sempre con me, una medaglina della Madonna, e dietro questa medaglina c'era scritto Mir. Io non sapevo neanche cosa fosse Mir, Madonna. Sì, ci andavo in chiesa perché tenevo contenti i miei genitori, però devo dire una cosa su questo: i miei genitori non mi hanno mai imposto la fede, pregavano per me, mi hanno sempre creduto in me, ma non mi hanno mai dato l'obbligo di amare Maria, l'obbligo di amare Gesù. E su questo credo che la libertà del nostro cuore, la libertà della nostra anima ci fa sentire ancora più vicini al cuore immacolato di Maria. Perché la fede più di ogni altra cosa non si possa vivere nella vita come un'imposizione. La fede la incontri, la avvicini e all'improvviso è amore eterno. E quando quella sera ho raccolto quella medaglina, l'ho stretta forte a me, ho sentito dentro di me una strana energia, qualcosa di nuovo che stava per cambiare la mia vita e la mia esistenza. Di lì a qualche giorno sono andato a Roma e mi sono trovato all'improvviso a pregare
nella cappella del Santissimo Sacramento di San Pietro, questa cappellina meravigliosa con questi due angeli. E lì che ho gridato il mio urlo di disperazione, lì ho detto: Signore, aiutami a buttar via questa maschera, Signore, aiutami ad amare, Maria, accoglimi. Ma il Santissimo Sacramento mi ha fatto capire quanto io in quel momento potevo rinnovare quei due sacramenti fondamentali della nostra vita, la confessione e la comunione. Ed è stata la prima volta che io ho cominciato a vedere i sacerdoti in maniera diversa nella mia vita, perché sicuramente, come tanti di voi, molte volte usiamo in maniera malsana quella parola: credo in Dio ma non nella Chiesa. Ma la Chiesa siamo noi, la Chiesa è il nostro cuore, la Chiesa è la nostra vita, la Chiesa è la nostra anima, la Chiesa è fatta di noi. E sta lì per non guardare dentro noi stessi, ma i sacerdoti sono strumento, sono quello strumento meraviglioso per arrivare a Gesù, sono quello strumento sulla terra che ci permette di abbracciare maggiormente la croce. E io, se non avessi incontrato quel Padre che mi ha accolto, io oggi non sarei qui a raccontarvi la mia storia. E quando la Madonna di Medjugorje ci invita a pregare per i sacerdoti, dobbiamo farlo, perché sono la vera risorsa, il vero motore di questa nostra società. Non dobbiamo abbandonarli, dobbiamo essere al loro fianco, pregare per la loro missione, pregare per il loro amore, pregare per le loro debolezze, perché sono uomini quanto noi. In quel momento la mia vita è cambiata. Ho chiesto a Maria di aprirmi il cuore, di darmi la possibilità di amare, perché io non riuscivo ad amare. Ero solo concentrato su me stesso. E in quel momento, lì, a poche settimane, ho incontrato il mio primo grande amore della mia vita. Siamo stati insieme per oltre 8 anni, ma il 25 settembre del 1998 scopro di aver contratto un cancro. Un cancro molto violento. Io sono un attore. E il cancro aveva deciso di svelarsi proprio accanto alle corde vocali. In quel momento avevo una grande vita proiettata, soldi, successo. Quindi cosa ho deciso? La cosa più malsana che un essere umano possa fare: far finta di niente, mettermi la maschera e per ben 7 mesi negare tutto a tutti. Questo all'improvviso cosa ha fatto? Che una sera, ad aprile, durante una replica in teatro, io sono caduto a terra, afono, privo di forze, e ho fatto questo perché? Non tanto perché questa malattia poteva cambiare le regole della mia vita, l'ho fatto perché non avevo quella capacità di portare il dolore in casa. Avevo paura di portare questa sofferenza nella mia famiglia. E quanti sono qui presenti tante volte negano l'evidenza? Quanti nella loro vita, che sono qui oggi come noi, non guardano in faccia la realtà? Quanti come noi tante volte sono omertosi di fronte a qualsiasi tipo di sofferenza, che si chiami cancro, che si chiami bulimia, che si chiami anoressia, che si chiami depressione, che si chiami tossicodipendenza, che si chiami alcolismo, che si chiami sessodipendenza. Quanti di noi sono falsi e omertosi nei confronti di noi stessi, ma soprattutto degli altri? Quante volte ci siamo sentiti dire: mio figlio ha quel brutto male lì? Quante volte ci siamo sentiti dire: mio figlio ha quel male? No, mio figlio ha un cancro. Ed io prego affinché lui possa star bene. Il mio figlio ha un cancro e io sono con lui affinché possa affrontarlo. Il cancro non è solo di chi lo vive, ma anche e soprattutto di chi ci circonda. E in questi 15 anni di malattia
Io ho sentito dire le parole più assurde, più strane. Non so cosa dirti. Non so cosa farei al posto tuo. Non so come fai. Ma non sarebbe meglio il silenzio? Non sarebbe meglio un'accorata preghiera? Non sarebbe meglio un abbraccio, quello mio, quello del cuore? Non sarebbe meglio camminare insieme nella sofferenza? Io in quel momento ho trovato una famiglia meravigliosa ancora più forte al mio fianco e insieme abbiamo camminato. Abbiamo camminato e la fede pian piano è diventata sempre qualcosa parte di me. L'ho incontrata prima che incontrassi questo campo fisico. Perché noi abbiamo poi un'altra concezione, che il cancro morale non è giustificabile, non è perdonabile, perché il cancro morale per quello ce lo dobbiamo cercare. Invece il cancro fisico ce l'ha mandato Gesù. Signore Gesù, perché me l'hai mandato proprio a me? Domanda che io non mi sono mai posto, ma né perché sono migliore o peggiore degli altri, perché ho capito quanto Gesù è misericordioso, quanto Gesù è pieno di carità e quanto il sacrificio di questo grande uomo che è morto sulla croce per salvare noi, in quel momento mi avrebbe salvato e mi avrebbe aiutato a vivere ben 15 anni della mia vita. E se oggi sono qui, io devo dire grazie, sì, alla scienza che mi permette di vivere, ma devo dire soprattutto grazie a Gesù, grazie perché mi permette di vivere, grazie perché mi permette di amare, grazie perché mi permette di affrontare il dolore della mia vita. E quando negli anni questo scarafaggio, come lo chiamo io, entrava e usciva dal mio corpo, entrava ed usciva, nel 2008 questo scarafaggio si è presentato in maniera inesorabile. Si è presentato in maniera inesorabile a distanza di pochi giorni, dal 20 gennaio del 2008. Oggi è una giornata speciale e questa giornata di cielo credo che sia per me un dono immenso, perché il 20 gennaio del 2008 mio papà è stato ucciso da due ragazzi pieni di alcol e cocaina usciti da una discoteca. Mio papà quel giorno è nato in cielo e oggi è la giornata mondiale delle vittime della strada. E io vi ringrazio perché se sono qui lo dico alle vostre preghiere. E in questo momento voglio abbracciarvi tutti ad uno, in particolar modo tutte quelle persone che sono sconfortate sotto il peso e del dolore dell'assenza, del vuoto, di chi è nato in cielo e ha perso la vita, ha perso il suo sangue su un asfalto durante un incidente stradale. Perché questa sofferenza è una sofferenza ormai che è un bollettino di guerra. Non possiamo essere più sordi e ciechi di fronte a tutto questo. Dobbiamo impegnarci, ma dobbiamo impegnarci da cristiano cattolici, orgogliosi della nostra fede. Dobbiamo impegnarci a capire quanto il sacrificio di questi uomini che perdono la loro vita, non per scelta loro più delle volte, ma dobbiamo capire quanto dobbiamo raccontare questa storia, quanto la dignità di questi uomini sia importante e quanto tocca a noi testimoniare la bellezza della loro vita. Non chiudiamoci nel silenzio, non pieghiamoci di fronte a questo dolore. Io il 20 gennaio del 2008, appena ho appreso la notizia in una casa dove tutti urlavano, mi sono tappato le orecchie, mi sono chiuso nella stanza del bagno, di fronte allo specchio ho gridato a Gesù: Gesù, da oggi sia fatta la tua e non la mia volontà. Gesù, ti affido tutta la mia vita, te la affido con tutto il cuore. E da quel momento, credetemi, la mia vita è diventata magnifica. Da quel momento ho fatto per ben 8 volte
altri cicli di altre 8 radio iodioterapie. Sono rimasto rinchiuso per 8 volte in una stanza senza poter vedere nessuno, senza poter parlare con nessuno, senza toccare nulla perché ero radioattivo. Ma ogni volta grazie Signore Gesù, perché comunque grazie a questo strumento mi permetti di continuare a vivere. Grazie perché grazie a questo strumento mi permetti di parlare per me e per tutte quelle persone che non ci sono più su questa terra. E quando ad un mese di distanza dalla morte di mio papà, nel 30°, io ho detto a mia mamma e mio fratello: mamma, Ale, se noi ci riconosciamo nella croce, se noi ci riconosciamo nel volto misericordioso di Gesù, noi dobbiamo perdonare chi ha ucciso papà. Noi dobbiamo farlo. Noi non possiamo provare altro. Perché questa è la legge meravigliosa del cielo. Allora, io sono salito sull'altare insieme a mia mamma e mio fratello e ho detto: io perdono chi ha ucciso mio padre. Lo perdono perché credo che il Signore non abbia maledetto la nostra famiglia. Anzi, ancora una volta il Signore ci ha preso in braccio sulla croce. Perché nel dolore noi abbiamo una strana sensazione che il dolore ci mette alla croce. Cosa di più sbagliata? È proprio in quel momento che Cristo è al nostro fianco. Proprio in quel momento Gesù ci prende in braccio, come sempre l'ha fatto nella nostra vita, ma soltanto che in altre volte noi non vogliamo vederlo. E di lì, per una serie di Dio incidenze, all'improvviso mi sono trovato in una comunità. Vedete, parlare della comunità di Nuovi Orizzonti in un contesto come questo, dove vedo tanti fratelli, è il regalo più bello e mi emoziona profondamente, perché Nuovi Orizzonti, Chiara Mirante, sono il cuore della mia vita, hanno cambiato la mia vita. Perché quando io sono arrivato in quella comunità, in quella casa, in quella famiglia, io ho capito realmente il lato della morte di mio padre, il lato vero, il lato gioioso, il lato della vera rinascita al cielo. Perché in quella comunità mi hanno accolto quei fratelli, ex tossicodipendenti, ex alcolizzati, ex sesso dipendenti, quegli ultimi della società che insieme ai malati di cancro sono tante volte considerati un peso per la nostra società. Io lì sono stato accolto da questi ragazzi e da quel momento ho potuto capire che dovevo offrire la mia sofferenza e offrire la mia testimonianza. Da quel momento ho iniziato a camminare con loro, cadendo tante volte, come dice Chiara, perché quella ferita che ho nel fianco, quella spina che ho nel fianco, ritorna, potrà ritornare, ma non sono più solo. Ho l'amore di tanti fratelli, ho l'amore di Gesù e ho l'amore di Maria, questa mamma misericordiosa che ci porta sempre, ovunque, e ci porta sempre sul nostro cuore, sul suo cuore immacolato. Però quest'anno, nel 2011, dopo essere stato a Medjugorje, ho fatto una scelta particolare. Ho scelto di entrare in comunità e poi di fare qualcosa di semplice, ma speciale. Ho scelto di consacrarmi e di prendere promessa di povertà, di castità, obbedienza e gioia. E ho scelto di farla perché credo che
la cosa più bella di queste quattro promesse sia la gioia, sia questo miracolo della risurrezione che è avvenuto nel mio cuore, ma che può avvenire nei vostri cuori, in tutti quanti voi. E quando incontri speciali, persone come speciali come Davide e come Silvia che come me conosce la via del dolore e della sofferenza, conosce quel cancro fisico che ci ha portato via tante persone, ma oggi insieme a Silvia siamo qui a testimoniarvi come nel dolore c'è e ci deve essere una via di speranza e di risurrezione. Noi siamo un popolo di risorti, noi siamo il popolo della luce, un popolo che ama, che sogna, che spera e che soprattutto sa abbracciare il cuore immacolato di Maria. Grazie. E gioia sia, sempre, sempre nel nostro cuore. Siamo felici. Siate felici. E non permettete alle sofferenze di piegarvi. Condividete la vostra croce. Portatela avanti con amore, con passione e con dignità. Perché come dice Chiara, solo la tua resta. E gioia sia. Grazie. Gioia sia. Quante volte l'ho ascoltata, perché conosco bene Fabio, è sempre un'emozione entrare nelle pieghe della vita, no? E credo, cioè, mi rendo conto che è sempre molto difficile anche condividere corde così profonde della vita, per cui io ti dico solamente grazie. E adesso avremo anche una canzone che ci può aiutare a vedere. Chiara, ogni tanto, Chiara Lubic parlava degli occhiali scuri, con cui a volte noi, no, attraverso questi occhiali scuri vediamo nero anche dove non c'è. Ecco, forse questa canzone ci aiuta un po' a continuare sull'onda di quello che ci ha detto Fabio, a mettere quegli occhiali che ci fanno vedere tutti gli arcobaleni che ci sono, anche se l'arcobaleno è fatto grazie a delle gocce di pioggia, ai temporali che arrivano nella vita. Però Davide, voglio dire una notizia in anteprima, una notizia molto bella prima di ascoltare la canzone, che non so se sapete tutti, è uscito il libro, l'ultimo libro di Fabio Salvatore, che si chiama Abbraccio aperto tra le nuvole, edito da PM, è diventato un best seller e questa è una notizia molto molto bella. E il nostro Fabio sarà a disposizione per gli autografi, se volete comprare il suo libro e farvelo autografare. E sarà disponibile a fare gli autografi prima alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, al secondo piano c'è il punto vendita CEFA per una mezz'oretta circa, e poi si trasferirà alla mia destra, cioè alla vostra sinistra, al Emporio Cattolico, e sarà lì ancora per autografi e anche per incontrarvi. Soprattutto più che autografi, perché questo è un termine che si dice vedete personali, se qualcuno la volesse. E niente, proseguiamo con questa canzone, che è scritta e cantata dal nostro Dario Urbano, se ti fa vedere, eccolo qua, potete anche inquadrare così lo conoscete. Dario è un ragazzo che ha iniziato a camminare bene nella sua vita e penso insieme a tutti i nostri artisti che collaborano, scrivono, compongono, vanno in giro per l'Italia, in questa canzone ha messo un po' qualcosa del cuore, anche del nostro carisma. Il titolo è Mistero d'amore. Dario Urbano, i Giullari. Più terribile delle notti lei, schiacciato dai